Devo dire che ho focalizzato questo obiettivo per un anno, fin dal mio arrivo il primo giorno, il 15 gennaio. Mi ascrivo effettivamente questo merito, ma devo dire che secondo me c'è anche lo spirito dei tempi che ha permesso questa apertura. Quindi molte forze concordavano, i soldi, l'orgoglio finalmente di aprirlo, la mia volontà, lo staff, il personale, tutti quanti. Devo dire che è stato un momento fortunato e domani lo apriremo e sarò molto felice. Renzo Piano dice che un museo deve far girare la testa. Effettivamente si entra a Palazzo Citterio e la testa gira. Sì, è così, perché finalmente questi grandi capolavori trovano una sistemazione definitiva e devo dire bella, perché poi tra tutte le attività del museo c'è anche quella, secondo me, dell'enjoyment, cioè della felicità di un visitatore che arriva in un posto bello. Tra l'altro qua noi abbiamo tentato di tenere l'idea della dimora del collezionista, quindi il piano nobile sarà effettivamente come entrare in una casa di lusso della grande borghesia milanese e vedere dei grandi quadri. La casa era quella di Jesi, che proprio abitava qua al piano di sopra. Sì, questo è uno dei grandi paradossi. Tu se ti è nella vita, il destino è quello. Ritorna la collezione Jesi di fatto nel palazzo dove già Jesi abitava. Un luogo dove si fa esposizione, dove quindi uno può visitare ed essere felice, ma al contempo, dietro le quinte, siamo impegnati nella grande questione della conservazione, del prendersi cura delle cose. Quindi tutti gli sforzi, in Pinacoteca anche qua, è per tenere questo patrimonio identitario, che è un fattore davvero di identità per gli italiani, vivo e conservato nello stato migliore. È una giornata festosa per Milano, importante per la cultura internazionale milanese. Un augurio e un messaggio di congratulazioni al direttore Crespi. Il lavoro è stato un lavoro incessante, importantissimo. Oggi nasce un polo importante di arte del Novecento che si completa, che permette di completare quella visita già molto ricca delle collezioni civiche, e oggi davvero in maniera così autorevole riscopriamo due grandi collezioni, la collezione Jesi e la collezione Vitali, che vengono restituite al pubblico finalmente. La grande pena è anche una storia dell'architettura di persone che sono coinvolte e che hanno dialogato con la storia. Allora forse questo smentisce un po' l'idea che non si possa dialogare con la storia, no? L'architettura non possa dialogare. Poi con l'orto botanico la grande brera sarà il grande circuito, no? Il cortile dell'Accademia, la Pinacoteca, il corridoio dell'Accademia, il corridoio che ci porta all'orto botanico, l'orto botanico un altro museo di natura, e da quel museo di natura si entra nel cortile e si entra, quindi la vera grande brera è questo percorso che mettiamo insieme tutte queste energie. Ci è voluto tanto tempo a farlo, però oggi.